l'ombra degli ostici ferri della Serie B, specie contro avversari in fiducia come Siena. Dal Pala Ruffini di Torino per la 27esima giornata del campionato di Serie B, Girone A, un cordiale buonasera da Jacopo Bertone e Filippo Arduino. Almag, PMS Moncaglieri contro Virtus La Sovrana Pulizia, Siena, fiato corto, cuore che inizia a battere forte per davvero e tanta, tantissima voglia di vincere. Andiamo subito ad elencare i roster a disposizione dei due allenatori quest'oggi. Per Braccagni abbiamo con il numero 7 il capitano Bianchi, 10 Olleia, 11 Lennardon, 12 Imbro, 13 Bruno, 14 Nepi, 15 Nasello, 17 Bonelli, 44 Mirone e col 23 c'è Lorenzo Falchi. Dall'altra parte risponde coach Lorenzo Panza, al numero 8 Leone Gioria, 9 Agbogan, 10 Tassone, 11 Coviello, 12 Merletto, 14 Caspar Traier, 16 Antonio Fabrizio Smorto, 18 Cattapan, 20 Franz Conti il capitano e col numero 55 c'è Giorgio Di Bonaventura. Quintetti che sta entrando in campo. Filippo, che partita vedremo questa sera? Una partita che secondo quello che ha rivelato coach Panza ad inizio, cioè poco prima del match, potrebbe prevedere delle rotazioni un po' particolari, quindi non vedremo i consueti cambi che abbiamo visto fino adesso. Ridendo diceva probabilmente partiremo meno 10 dopo il primo quarto. Non credo che sarà così, però diciamo che la Almag deve puntare decisamente alla vittoria, una vittoria che potrebbe garantirle già il secondo posto in campionato da qui fino a fine stagione. Eh sì, quindi possibilità concreta di cercare un obiettivo molto molto importante per la Almag Moncaglieri, che schiera il suo quintetto iniziale è composto da Smorto, Coviello, Cattapan, Di Bonaventura e ovviamente Merletto, recentemente trentelleggiante su questo campo. Dall'altra parte rispondono gli ospiti con Olleia, Lennardon, Nepi, Nasello e Mirone. Intanto il primo possesso dell'Almag si conclude con il tiro da tre punti di Riccardo Coviello, che ha qualcosa da farsi perdonare dopo l'ultima pessima prestazione su questo campo. Dall'altra parte Olleia con qualche movimento di perno tenta di mettere i primi punti sul tabellone della Virtus. Niente da fare, PMS in attacco. Merletto poteva ricevere Cattapan, scelto invece Giorgio Di Bonaventura, la bestia nera della Virtus all'andata. Va al tiro cadendo indietro, primo ferro, rimbalzo di Siena e Siena che corre dall'altra parte. Lennardon, palleggio, arresto, tiro, secondo ferro, pallone che schizza impazzito in un punto dell'area in cui non c'è nessuno, lo raccoglie Coviello e lo porta su Merletto, pick and roll tra lui e Cattapan, ancora Coviello, prova a liberarsi il numero 18, tira Coviello, primo ferro, altro rimbalzo sempre della difesa di Siena nella persona di Alessandro Nepi. Ecco Lennardon che gioca il pick and roll con Mirone, ancora Nepi in situazione praticamente di isolamento, esce dai blocchi Nasello, su lui c'è la difesa di Coviello che lo porta praticamente fuori dal campo, ancora Lennardon a sfidare Cattapan, in generale tutta la difesa, passaggio e ricezione sbagliata, infrazione di 24 secondi, difesa dell'Almag che sta funzionando quando mancano 8 minuti e 31 secondi alla fine di questo primo quarto. Merletto gli si fa incontro, Lennardon, e adesso siamo con Coviello e Nasello. Perdonatemi, Lorenda rima. Smorto gioca il pick and roll con Cattapan, il raddoppio di Siena funziona ed è Mirone a portare su il pallone. Altra rima, altro fischio arbitrale, altro fallo subito da Gabriele Mirone, il numero 44, 25 anni per lui, copre il ruolo di centro titolare di questa formazione. Ci saranno due liberi per lui, che è un tiratore dal 72% in stagione. Piovono anche dagli spalti un po' di, come dire, rumorini distorcenti, mettiamola così. Fa intanto 1-2 dalla lunetta Mirone e quindi 3-1 per Moncaglieri. Merletto si fa aiutare dal blocco di Cattapan e poi va da solo, proprio come l'ultima partita contro San Miniato. Bel pallone smazzato a Cattapan, che però non legge e sbaglia anche il passaggio. Scappa dall'altra parte Olleia,
tenta di andare in terzo tempo, gli grassa il pallone smorto e fa ripartire Merletto. Alti ritmi in questo momento sul campo. Ancora Merletto, pallone schiacciato a terra per Cattapan. E pallone poi diretto verso la nostra postazione, ma per una volta non è il buon Filippo Arduino a salvarci, bensì lo spazzolone, a lui molto molto caro. La rimessa è comunque per Siena e Alessandro Nepi, uno dei tanti giocatori, come dire, autoctoni in forza a questa formazione. Lunardon prova, si riviene all'angolo proprio Nepi, niente da fare, lavora bene su linea di passaggio la PMS. Arriva il tiro da tre di Giorgio Di Bonaventura. Quando vede questi colori, Dibo si accende. Sembra che all'andata avesse piazzato un discreto ventello, no? Quindi effettivamente è un po' la sua squadra favorita. Un po' come Totti quando vede Buffon, diciamo. Mettiamola così, qualche paragone con gli sport minori. Ancora tentativo di passaggio di Alleia, ancora sbagliato, e ancora la difesa della PMS a sporcare le direttrici di passaggio. Chiama palla di Bonaventura, riceve invece Cattapan, servito nell'angolo, smorto, secondo ferro, prova a volare al rimbalzo proprio Riccardo Cattapan, gesto di stizza per non essere riuscito a recuperare la sfera dall'altra parte. Bel movimento in palleggio, arresto tiro di Alessandro Nepi. 6-3 quindi, e allenatori che chiamano gli schemi alle loro rispettive attacco e difesa. Coviello prova a svitarsi usando il perno, scappando via dal campo. Fantastico canestro dell'uomo chiamato Lovi. Lenardon intanto lo marca Merletto, che gli deve probabilmente qualche centimetro. Altra fucilata nell'angolo per Nepi, che questa volta riesce a ricevere, servito dentro Mirone. Duello ad alta quota con Riccardo Cattapan, che difende benissimo. Quelle braccia vanno a costituire una sorta di foresta insuperabile. Intanto tiro di Daniele Merletto, ancora a segno da lontano. Tiro che dovrebbe essere da due punti, se ho visto bene. Quota 11 raggiunta dalla Almag in questo momento. Intanto la Virtus ancora con Olleia, servito Nepi, sempre in situazione di sostanziale isolamento. Va dentro il numero 14 e mette altri due punti, i punti che dicono che ci sono due possessi pieni di distanza in questo momento tra le due formazioni. Esce dai blocchi di Bonaventura, prova a penetrare, impatta molto violentemente contro il corpo di Mirone. Filippo, io questo inizio shock non l'ho visto, poi è lunga, Ma lo sai che Coach Panza forse è una delle persone più scaramantiche al mondo, quindi si è tenuto proprio alla larga da ogni possibile diciamo scaramanzia negativa. Bene tra l'altro da tre punti subito, perché su 11 punti sono arrivate tre bombe con buone percentuali. Quando si parte così bene, in genere la Almag riesce poi a, tocchiamo ferro, a portare a casa la partita. E una di quelle bombe era proprio di Daniele Merletto, l'avevo erroneamente battezzata come tiro da due, il numero 12. Evidentemente a distanza di tempo mi ha smentito. Intanto Antonio Fabrizio Smorto va a subire un fallo e campo per Herr Doctor, direi che è il caso di chiamarlo così. Sì, Herr Doctor Maurizio Tassone, che un paio di giorni fa si è laureato in scienze motorie. Non ci ha ancora rivelato il voto, non ci è stato detto, però sappiamo dai social che ha ricevuto il bacio accademico di Antonio Fabrizio Smorto, quindi penso sia già contento così. I perfidi social che vanno a indugiare su alcuni scatti un po' così. Smorto trova proprio Tassone, si va nell'angolo per Coviello. L'impressione che avevamo avuto era corretta, piede sinistro in partenza del numero 11, che è andato a sgommare su quella che è la linea laterale. Inevitabile, arriva il pallone per Siena. Campo intanto per Francesco Bonelli, il numero 17, colui che ha portato sul pallone in questo momento. Prima di passarlo a un altro ne è entrato in bro, eccolo qua a sfidare Tassone, si fa aiutare da Mirone e poi riparte dal numero 7, Capitan Bianchi, su di lui Giorgio Di Bonaventura, che prova a tenere, non ce la fa. Bellissimo movimento di Bianchi.
stupendo, bellissimo lo step back da tre punti, e Siena che ricuce lo strappo con un parziale di 5-0 in meno di un minuto. 11-8 di Bonaventura, prova a rispondere, primo fermo, vola, rimbalzo Coviello, molto presente il nativo di Roma in questo inizio di partita. Smorto, 8 secondi per tirare, va anche lui al tiro, niente da fare, secondo ferro, rimbalzo lungo controllato agilmente da Francesco Bonelli. Ecco Imbro, ancora tassone su di lui, esattamente come prima, forse un po' fermo l'attacco, prova a ravvivarlo Imbro che trova benissimo Mirone, dopo la penetrazione si appoggia al tabellone il numero 44. E allora com'è, come non è, Virtus a meno 1, 3 minuti 35 secondi da giocare ancora in questo primo quarto, è proprio lui il dottore in possesso della sfera. Beh, è servito Cattapan che rolla molto bene, impatta però contro la difesa del la Virtus, ne esce una palla persa, si alza Leone Gioria dalla panchina ad applaudire i propri compagni, si alza soprattutto con il numero 20, il capitano Franz Conti, che entra forse un pochino prima del dovuto per dare sostegno ai suoi. Bonelli, stavolta c'è Smorto su di lui, ecco Imbro. Aveva un'idea di tirare, non l'ha fatto in un primo momento, lo fa in un secondo. La palla danza sui ferri, finisce fuori, il rimbalzo della PMS che però non preme sull'acceleratore. Eccolo qua il pick and roll tra Smorto e Conti, si va nell'angolo per Tassone, lasciato libero. Niente da fare anche in questo caso. Riparte Siena, questa volta sì, ad alto ritmo. Bella azione di Ferdinando Nasello, il 22enne, anche lui nativo di Siena, ha provato ad andare con una sorta di teardrop a mettere la testa avanti, non ce l'ha fatta, ma il possesso rimane comunque agli ospiti. Altra penetrazione di Imbro, fischio arbitrale, fallo speso proprio da Maurizio Tassone, giocatore con la maglia numero 12 che si tiene la mano, se non sbaglio è la destra, ed evidentemente con anche attraverso questo gesto, diciamo, non verbale, voleva chiamare dei liberi, traducendo direttamente dall'inglese, non ci è riuscito. Rimessa comunque in zona offensiva per la Sovrana. Ancora Bonelli, passa sopra il blocco Smorto, perde però inevitabilmente Mirone che con un tiro stranissimo va a sbagliare, esce indenne la Almag da questo lunghissimo possesso per Siena. Eccolo qua capitan Franz Conti che trova molto bene Giorgio Di Bonaventura che si svita e va a trovare fuori. Ancora Smorto, eccolo qua un altro blocco di Conti, molto attivo dal suo interno, dal suo ingresso in gioco, ed è attivo anche l'uomo che a sto punto una volta chiamavamo Gigan perché è subentrato un soprannome più croccante. Dr. Gigan è in lunetta, quindi no? Era questo il soprannome più croccante che intendevi tu. Sì, ottimo impatto anche da un punto di vista emotivo di Maurizio Tassone in questo match. Sente evidentemente la responsabilità di portare a casa qualche punto, è una prestazione convincente dopo alcune prove forse un po' sottotono. E d'altronde non c'è più lo stress dei libri a gravare sulle sue spalle. Il libero però è sbagliato. Punteggio che rimane invariato a quota 13-10. Ecco Imbro, ancora a passare sopra blocco Smorto, a inseguire il numero 12 che prova a ubriacarlo con delle finte. Va al tiro, il rimbalzo è del molto presente Bonelli, e ancora l'altro tiro, se non ho visto male, di Federico Bianchi, anch'esso sbagliato. Mancano meno di due minuti alla fine del primo quarto, Almag ancora in avanti, ed ecco Franz Conti che va sotto le plance, non lo vedevamo, devo dire, da un po' di tempo muoversi in maniera così agile, ma quando lo fa è un piacere. Sì, ultime due prove non all'altezza del resto del campionato forse per il capitano, giustamente sarà stato pungolato nell'orgoglio da parte di coach Panza, bravissimo in questo tipo di lavoro psicologico sui suoi giocatori, tant'è che ha messo a segno uno dei suoi movimenti. E
d'altronde si potrebbe dire che vedere Franz Conti, come dire, definire Franz Conti sottotono nelle ultime due partite era un po' come definire, come dire, degli importanti personaggi politici oltreoceano lievissimamente sopra le righe. Tuttavia, questa sera il capitano ha iniziato alla grandissima, punteggio che dice per il momento 15-10, una Almag, devo dire, molto, molto tranquilla, ha fatto le cose che sa fare e direi che se la classifica dice quello che dice, un motivo c'è. Una Siena che però di sicuro non è venuta qui a figurare come nessuno degli avversari giunti all'ombra della Mole quest'anno. Rientra nei quintetti Smorto, Gioria, Coviello, Conti e Tassone, compongono quello di Panza. Risponde Braccagni con Bonelli, Bianchi, Imbro, il numero 15 Nasello e ovviamente Gabriele Mirone, che forse, vado a memoria, è l'unico a non essere ancora uscito in casa Virtus. Virtus che adesso sbaglia un tiro ancora da vicino, ancora con Nasello. Riparte la Almag con Antonio Fabrizio Smorto, trova Leone Gioria, il primo pallone della partita dell'ex giocatore del Dertona e un passaggio ancora a Smorto, a un altro tiro da lontano, ancora sbagliato per il giocatore di origine calabrese. E quindi siamo già dall'altra parte con il tiro di Bonelli che esce in rimbalzo controllato da Franz Conti, che smista per il suo playmaker un po' sui generis. Sappiamo che Smorto è più che altro una guardia, però ed evidentemente lui quello incaricato a portare sul pallone, quello incaricato a fare cose speciali, è sempre il biondo col numero 8. Canestro pazzesco, tenendo l'equilibrio nonostante il contatto. Leone Gioria, giocatore speciale con la S maiuscola. E beh, direi che la sua stagione parla chiaro. Altro rimbalzo di Franz Conti e altra mini transizione, direi, della PMS, che poi rallenta decisamente i ritmi. Ancora Franz Conti, c'è su di lui Imbro, è un netto mismatch, scelto invece Tassone fuori dall'arco, la palla gira e finisce ancora Franz Conti, difesa di Bianchi col coltello tra i denti e ne nasce il recupero di Siena e altro tentativo di recupero, questa volta di Leone Gioria, troppo forti questa volta gli sforzi del numero 8 per riuscire a grassare il pallone agli avversari. Giro di Cammi, va in panchina proprio Leone Gioria insieme ad Antonio Fabrizio Smorto, campo per Giorgio Di Bonaventura e per Allen Agbogan, che fa così il suo esordio in questa partita. Imbro prova a liberarsi dai blocchi Bonelli e riceve invece Nasello e poi consegnato per Bianchi. Vediamo cosa combina. Altra bella azione, altro tiro un po', come dire, sui generis, questa volta sbagliato, echeggia la sirena al Palaruffini, 17-10 il punteggio in favore della Almag PMS Moncalieri. Filippo, ti senti di sottoscrivere quello che io andavo a raccontare qualche secondo fa? Una Almag che mi sembra tutto sommato in controllo, anche se le partite al Palaruffini quest'anno non sono mai banali. In controllo soprattutto del ritmo della partita, dei movimenti in attacco, non c'è frenesia, c'è convinzione in quello che si sta facendo, vedo molta tranquillità, un 7 punti di vantaggio trovati con molta calma, senza strafare, quindi sottoscrivo quello che hai detto tu. E allora, quando manca un minuto e poco più all'inizio del secondo quarto, direi che è il momento. No. È il momento. No. E invece sì. Io l'altra volta non sono venuto apposta per evitare il trivia, stavolta che sono tornato giustamente mi punisci. E invece sì. Te lo becchi il PMS trivia? Allora, abbiamo il buon Gerlando Imbro, dall'altra parte, tra l'altro fratello d'arte. Ecco, è nativo di un paese che si chiama Porto Empedocle.
non devi rompere i cabasisi e rispondermi. Io ti ho dato un suggerimento. Quale altro personaggio abbastanza famoso è nativo di quella città? No, no, questa è proprio... Lo sai, lo devi sapere. No, non lo so, invece non lo so proprio. Dammi un minimo di suggerimento. Sono distratto io su queste cose. La voce non posso replicarla perché è irreplicabile. E oltretutto io non fumo, per cui non sono aiutato. Però è ovviamente il maestro Andrea Camilleri, che è nativo del paesino siciliano, reso immortale per merito suo sostanzialmente. Intanto rientrano le due formazioni sul terreno di gioco dopo le nostre baggianate. Ecco qua Nasello che riceve la sfera. Coviello lo guarda da abbastanza lontano. Servizio per Bonelli e pick and roll proprio con Nasello. Innescato in Brock e va ancora in arresto e tiro. Svuota il pallone Franz Conti e fa ripartire la PMS. Leone Gioria gira attorno all'arco e poi va a trovare Merletto che gioca il pick and roll con Franz Conti, riceve Gioria sugli scarichi, tentativo di passaggio dentro, ancora per il suo capitano, difesa senese che evidentemente ha lavorato sulle linee di passaggio, deve essere stato il neo entrato Lorenzo Bruno con il numero 13 a sporcare questo pallone, riceve Coviello dentro e fuori, molto sfortunato l'ex giocatore di Oleggio, rimbalzo dei bianchi e allora... possesso per Siena, 15 secondi per tirare, Nasello ha una mezza idea, diventa intera in un secondo momento e fa bene il numero 15 a trovare il coraggio di scoccare la tripla, 17-13, Virtus a meno 4. Franz Conti, su di lui proprio Bruno, che palla da Sabonis direi, dall'ufficio smazzata schiacciandola per terra per il fulmine che risponde al nome di Daniele Merletto che facendo finta di passare di lì per caso ha tentato almeno di ricevere il pallone e scoccare il tiro. Dico ha tentato perché gli arbitri hanno fischiato la rimessa, evidentemente non è stato, come dire, premiato il movimento di Merletto. E altro canestro da circo dell'uomo chiamato Leone, 19-13, un'azione che solo un giocatore in campo poteva concludere. Ancora Nasello sugli scarichi, c'è su di lui Kasper Treier, anche per lui esordio in questa partita. Pigerol che va a favorire poi il giro palla in casa Virtus, va a trovare poi ancora da oltre l'arco il tiro da tre di Federico Bianchi, lui che tira sostanzialmente con il 30% da ambo le distanze, sia quella da due sia quella pesante, trova un'altra conclusione. Servizio questa volta un po' troppo immaginifico di Leone Gioria per Allen Agbuan. Ragazzi, va bene che ve la intendete abbastanza, però così è troppo. Sì, è un passaggio un po' azzardato, diciamo. Il numero 9 non è riuscito a controllare. Intanto riparte subito la Virtus, che ha la possibilità anche con una tripla di riportarsi in parità. Imbro prova ad uscire dai blocchi bianchi, ringhia su di lui Leone Gioria e scongiura la ricezione. Ancora Imbro, ci sarebbe libero centroarea Bruno, arriva adesso su di lui Franz Conti, deve tirare da casa sua Bianchi, primo ferro e palla che si spegne a bordo campo proprio nei pressi di coach Braccagni che la guarda in cagnesco evidentemente. Essere allenatore significa anche vivere in una maniera piuttosto intensa il match. Merletto chiama l'aggressività, intanto l'altro allenatore, coach Panza, chiede ai suoi ragazzi evidentemente di trovare l'intensità giusta e prova a farlo Kasper Treier con un gancio che avrebbe fatto volare l'intera postazione, non ci riesce ma la partita è lunga. Ancora Nasello, Agbogan salta sulla prima finta, sostanzialmente anche sulla seconda, tiro di Nasello sbagliato, rimbalzo di Conti, scappa dall'altra parte Merletto. Gli uomini della PMS vanno a schierarsi e poi si decide di ripartire da un pick and roll che non si va a verificare, erano due finte quelle di Agbogan, ne nasce una ricezione da tre punti poi di Kasper Treier, anch'essa sbagliata, anch'essa molto sfortunata, non è riuscito ad arrivare Franz Conti, allora il possesso di Siena che va al tiro con Bonelli.
Allora il rimbalzo è catturato questa volta da Trajer, che evidentemente fa vedere di non essersi scoraggiato per i due errori in precedenza. Vediamo cosa fa Daniele Merletto. Prova a penetrare, ci stava probabilmente il fischio arbitrale. Gli arbitri, che sono Francesco Menegalli e Michele Biondi, non hanno, come dire, detto niente. E allora si gioca con Bruno, che va a sbagliare il tiro. Il rimbalzo è di Nasello, che dopo un inizio un po' complesso è salito di giri. 9 secondi per tirare per l'attacco della Sovrana. Ecco Bianchi su di lui, Allen Agbogan. Bianchi prova a bruciarlo con un tiro ancora da casa sua. La conclusione è sbagliata, il rimbalzo della PMS. Merletto trova Gioria, metri di spazio, Leone Gioria! Ancora l'esperienza di questo ragazzo, perché è un ragazzo nonostante le primavere, che veramente non ne vuole sapere di mollare qualcosa su questo campo. Assolutamente, Leone è veramente giocatore insostituibile a livello caratteriale. Poi se è un ragazzo lui, sono un ragazzo anch'io, perché ho giusto un anno in più di lui, no? Un bimbo, un infante, uno sbarbato, quello che volete voi. Merletto trova nell'angolo, ancora Gaspar Trajer, ancora come prima! Questa volta il risultato è differente, se non fosse che il tiro era da due punti. Piedone estone, evidentemente finito sulla linea da tre. E allora più 8 va per terra Gioria. Bellissimo movimento di Bianchi, che poi va a servire sotto le plance, se ho visto bene, Bonelli. E allora ricuce la Sovrana a quota meno 6. Tiro di Franz Conti, sbagliato. Bel rimbalzo ancora di Bianchi. Devo dire, un elemento interessantissimo questo ragazzo 26enne. Eccolo qua, palla in mano, passa sopra il blocco Gioria. Il servizio invece è per Bruno, che prova a sfidare Franz Conti. La palla esce, il rimbalzo è di quello che è probabilmente il più piccolo in campo, Daniele Merletto. Che numero ha fatto? Questo era il classico shake and bake di Jamal Crawford, uguale, identico, preciso, stupendo. Ha mandato al bar il difensore diretto, è andato in penetrazione e ha subito fallo. Ma le braccia e il fisico non sono quelle del nativo di Seattle. Come si fa? Dopo glielo chiediamo. Ricordatelo, segnatelo nei tuoi preziosissimi appunti. Allen Agbogan, c'è su di lui Nepia a tentare di ostacolare la rimessa. La PMS riesce comunque a uscirne molto bene. Ancora Agbogan, ancora fronteggiato da Nepi. Serve allora Franz Conti. Bel passaggio per il taglio di Leone Gioria. Il tiro non è proprio indimenticabile. Rimbalzo di Nasello. E allora Lenardon innescato dall'altra parte. Mancano 4 minuti e 20 alla fine del primo tempo. Ancora il duello Agbogan-Nepi. Il numero 14 si fa aiutare dal blocco di Nasello. Ancora Bianchi, trovato Nasello, ricezione difficoltosa. Agbogan deve marcare un giocatore nettamente più alto di lui, trovato benissimo Lorenzo Bruno sotto le plance. L'ex giocatore del Taros La Spezia trova due punti molto molto ben costruiti dagli ospiti. Sul 24-20 la PMS attacca con Gioria in penetrazione contro due difensori di Siena, che finiscono per ostacolarlo, ma agisce benissimo la difesa della PMS nella persona di Allen Agbogan, che ruba il pallone. Serve Gioria, che serve proprio The Estonian Train, Gaspar Trajer, che però mi ha scelto l'appoggio morbido. Io volevo partire. Volevamo tutti la fondata, la Tomahawk classica dell'Estone, e invece niente, si rifarà sicuramente in seguito. Intanto altro recupero di Allen. Parte Franz Conti, parte il contropiede, eccolo Franz, no! C'era bisogno anche della schiacciata di Franz Conti, che non si verificava da un po' di tempo. La partita è lunga e io vedo un Almag, come dire, da corsa questa sera. Aspettiamo. No, vabbè, era la giocata del mese di marzo, perché diciamo che aprile è appena cominciato, ma era veramente un assist pazzesco di Leone, un no look che Franz avrebbe depositato normalmente, in condizioni normali, con la Tomahawk mancina. Purtroppo gli è scivolato il pallone. Probabilmente sarebbe stato proiettato il microfono in mezzo all'area e avrei fatto il resto della telecronaca col megafonino dei tifosi approdati. Questa sera al Palaruffini fa 1-2 dalla lunetta Lenardon, punteggio che rimane quindi sul più 5 per la PMS. Agbogan trova Merletto, ancora da tre punti la PMS
che questa sera evidentemente da quella distanza fa malissimo e Siena è costretta ancora una volta a sprofondare a quota meno 8. Bel taglio ancora però di Nasello, lavorano bene i giocatori di Braccagni in queste azioni a tre e allora subito rispondono gli ospiti che fanno vedere di essere particolarmente gagliardi. Franz Conti ha difficoltà di palleggio, troppo evidentemente veemente il primo col pallone che si è allontanato eccessivamente dal numero 20. È comunque riuscito a mantenere il possesso l'ex giocatore di Casale e allora Allen Agugan ha un'altra rimessa offensiva, ha trovato Merletto, poteva forse tirare, sceglie invece di ribaltare sostanzialmente il lato dopo la penetrazione per Leone Gioria, chiude il palleggio Gioria, va a trovare nell'angolo Agugan, 2 secondi, deve improvvisare Allen Agugan, tira credo in tempo utile, forse no perché c'è il cambio di possesso. E il problema è che non ha toccato il ferro, quindi è stato fermato il cronometro. Peccato, era quasi impossibile trovare il ferro in quelle condizioni. Amen e Lenardon in attacco a tentare di scappare a Merletto. Ce la fa, chiude il palleggio, trova dalla punta a Nasello, su di lui Kasper Treyer, si sceglie Nepi. Toccano molto il pallone i giocatori di Siena. Tentativo di penetrazione di Nepi che, se non ho visto male, è stato ostacolato da un fallo. La situazione falli intanto dice che a quota 1 in casa PMS ci sono Smorto, Gioria, Agbogan, Tassone e Merletto. Dall'altra parte per i toscani sempre a quota 1 Imbro, Nepi, Nasello, Bonelli e Mirone. Il primo tiro intanto di Nepi è stato sbagliato e allora colui che tira i liberi col 58% sostanzialmente rispetta le sue medie, spedisce in fondo al secchiello il secondo e allora 29-24 al Palaroffini, 1 minuto 50 secondi ancora da giocare in questo primo tempo. Daniele Merletto si innesca Gioria dall'angolo, eccolo qua che riceve il pallone, su di lui Olleia che ha difficoltà evidentemente nel contenere i movimenti spalla canestro di Leone Gioria, deve spendere un fallo, se ne incolpa immediatamente, molta sportività anche in campo, i due si sono dati una pacca sostanzialmente sulla spalla e quindi ne nasce una rimessa in zona offensiva che verrà sempre effettuata da Allen Agbogan, pick and roll tra Merletto e Cattapan che riesce a ricevere in maniera profonda e poi anche lui si aggiusta con il gancettino preferito alla schiacciata di qui sopra. Evidentemente giocatori che questa sera scelgono opzioni più pacifiche. Nasello sfida proprio Cattapan, prova ad andargli via, Catta tiene benissimo e oscura la vallata, forza l'errore, recupera il rimbalzo, scatta il contropiede dell'Almag, palla troppo difficile. Il Leone questa sera deve aver preso qualcosa di speciale prima della partita perché lo vediamo artistico. Sì, è più estroso del solito, con le sue giocate alla body roga che ci regala spesso. Oltre a quelle, oggi effettivamente ha quel pizzico di fantasia in più. 31-24, ultimo minuto del secondo quarto in corso. Mirone, consegnato per Lenardon. Il numero 11 ancora una volta va via alla difesa di Agbogan, a rimbalzo c'è una sfida, una lotta senza quartiere tra Olleia e Coviello. Gli arbitri comandano quella che dovrebbe essere una palla 2 e invece no, perché c'è il freccione maledetto. Ancora una filippica su questa regola, vai vai. Adesso creeremo un sito dove raccoglieremo le firme per l'abolizione di questa regola che ci sta vessando ormai da anni. Vi informeremo sull'indirizzo HTTP per poter sottoscrivere questa petizione. Accorrete numerosi, intanto timeout in corso al Palaroffini.
vediamo intanto le formazioni a colloquio con i propri staff. Campo solo in questo momento per gli spazzoloni. Atmosfera del Palaruffini che, bisogna dirlo, non è particolarmente gremito, però come al solito coloro approdati fin qui che fanno parte della famiglia PMS hanno tanta voglia di sostenere i loro beniamini e non lesinano applausi e soprattutto effetti speciali con il megafono di cui sopra. Ecco che rientra in campo la Virtus Siena. Olleia, Nasello, Mirone, Bianchi e Lenardon sono questi i componenti del quintetto in maglia blu, in maglia giallo-blu, Coviello, Cattapan, Smorto, Tassone e Daniele Merletto, che va a servire Smorto, il quale gli restituisce prontamente la sfera e l'ex giocatore di Matera la porta su. Ancora Merletto a incespicare un po' prima che arrivi il blocco di Cattapan, che non si verifica, tutta una finta per liberare il tiro da tre di Tassone, bravissimo però Leia a rubare la palla a colui che veste il suo stesso numero dall'altra parte. Fischio arbitrale, avevano dei falli da spendere i ragazzi della PMS, si è macchiato della scorrettezza Riccardo Coviello, primo fallo per lui, verosimilmente quello che sta per andare in scena è l'ultimo possesso di questo primo tempo. Entrano Kasper Treyer e Allen Agbogan per la PMS, invece Braccagni manda dentro Imbro, evidentemente studiata qualche situazione speciale per chiudere al meglio possibile questa frazione. Imbro, passa tanto tempo, il pallone non si muove, si muove solo adesso per Nasello, scelto Bianchi, su di lui Tassone che gli toglie l'aria, gliela toglie troppo perché arriva il fischio arbitrale. Avevano ancora un fallo da spendere i ragazzi di Panza. Panza che manda adesso dentro Giorgio Di Bonaventura, ma si va a verificare un altro timeout. 35-24, 7 le lunghezze di distanza tra le due formazioni. Formazioni in campo, formazioni che come dire, sono distanziate da un largo numero di punti sostanzialmente in classifica, tuttavia non bisogna sottostimare il momento che sta attraversando la Sovrana, che è reduce da diverse vittorie nelle ultime partite. La speranza è quella di riuscire a togliersi dalle zone calde della classifica il prima possibile, e c'è ancora qualche giornata di regular season per farlo. Ci sono ancora 4 secondi e 70 centesimi da giocare in questo primo tempo. Panza si prende ancora un attimino prima di mandare in campo i suoi. Quintetto, come dire, quasi minorenne, direi, Filippo, perché abbiamo Cattapan, Di Bonaventura, Treyer, Arbogan e Smorto a fare la figura del vecchio. Sostanzialmente il quintetto dell'Under 20 di Coach Di Meglio, con in più il buon Antonio Fabrizio Smorto. Eh sì, 21 anni per questo ragazzo. Eccolo qua che difende. Manca un secondo, deve improvvisare Lenardon. Sarebbe stato un qualcosa di magico. Si chiude il primo tempo, il punteggio è sempre quello, 31-24, e noi ci risentiamo dopo l'intervallo. Nuovamente collegati dal Pala Ruffini di Torino, 31-24 in favore della Almag PMS Moncalieri, autrice di un ottimo primo tempo. Un primo tempo benedetto da alcune cifre a dir poco interessanti. Abbiamo detto della percentuale da tre punti che dice PMS, almeno in confronto, ecco, quella di Siena, 36-30, ma è soprattutto con le conclusioni da due che i ragazzi di Panza hanno scavato questo vantaggio, addirittura 8-13 per un abbacinante
62% da quella distanza, con sugli scudi in particolare Casper Trier e Leone Gioria, che è tra l'altro il top scorer di questa attenzione. 7 i suoi punti, inseguono a quota 6 Merletto e Bianchi per quanto riguarda Siena. Eccoci qua allora, i quintetti sono già sul parquet. Sarà Gianmarco Olleia colui che all'andata sfoderò veramente una prestazione maiuscola, 26 punti e 7 rimbalzi. Per stasera almeno si è visto molto meno, la partita però è ancora lunga. Nasello per Mirone, gira il pallone fin quando ritorna Nasello, l'apertura forse è un po' storta, ma la prende comunque il buon Simone Lenardon, che va poi a trovare questa conclusione da due punti in bello stile, che dice meno 5. E pallone adesso per Boncaglieri, che stoppata proprio di Olleia, se ho visto bene, all'indirizzo di un Riccardo Cattapan, forse è andato su un po' troppo tranquillo. Non è più tranquilla adesso la PMS in un amen. Siena si è riportata sul meno 2 con una conclusione da 3 punti e adesso Merletto e compagni devono necessariamente destarsi di nuovo. Riccardo Coviello, su di lui c'è Nasello, prova ancora con un tiro complesso a trovare altri punti sul tabellino, non ce la fa l'uomo chiamato Lovi, tenta di scuotere gli animi dalla panchina a Leone Gioria, impattando i propri palmi su quelle che sono le barriere. Difendono i suoi, difendono Danasello che va in penetrazione, per una volta la conclusione ravvicinata, come dire, era quasi un teardrop il suo, va a segno, 31 pari e tutta un'altra partita. Giorgio Di Bonaventura chiude il palleggio, deve fare qualcosa, riesce a trovare Daniele Merletto, che ha davanti a sé Lenardon, si fa aiutare dal blocco di Cattapan, si apre il Mar Rosso, Merletto va alla conclusione da due punti che esce, ha però subito un fallo. Ci saranno due tiri liberi, peraltro colti a un solo secondo alla fine del cronometro dei 24. Dicevo, due tiri liberi per Daniele Merletto, tiratore sostanzialmente dall'80% da quella distanza. Il primo libero impatta sul ferro e poi però finisce in fondo allo stesso. Stessa sorte per il secondo, 2 su 2 di Daniele Merletto e PMS che rimette, anche se per pochissime distanze, la testa avanti. Mirone consegna il pallone a Lenardon, l'ex giocatore di Trieste va a trovare adesso dentro l'area Olleia, sfida spalla canestro con Giorgio Di Bonaventura che regge alla grande e lo sigilla anche recuperando un rimbalzo preziosissimo, apertura di smorto troppo azzardata, evidentemente ci si è affidati più ai nervi che al fosforo in questo frangente. Recupero immediato del pallone per Siena e ancora Lenardon aiutato da Mirone in due occasioni, palla che impatta poi sulla spalla del numero 44, Lenardon è bravissimo a recuperarla, ne nasce un tiro di Nepi che con la conclusione pesante va a trovare quello che potrebbe essere, vado a memoria, il primo vantaggio della partita di Siena quando mancano 7 minuti e 20 alla fine di questo terzo quarto. Trovato Riccardo Cattapan, restituisce il pallone a Smorto, va in mezzo alle gambe e poi prova la penetrazione, fallo molto molto chiaro di Ferdinando Nasello, colui che è sostanzialmente una delle punte principali di questa squadra insieme a Lenardon e Capitan Bianchi, va appunto a commettere il fallo che dona alla PMS questo extra possesso, che prova a concludere Merletto in queste situazioni di emergenza, è immarcabile.
penetrazione centrale pazzesca di Merletto, che fa veramente quello che vuole con quel pallone. Sembra che abbia uno yo-yo, sembra che abbia il filo attaccato alla palla quando fa questo tipo di giocate. Io spesso l'ho paragonato a Chris Paul in questo corso della questa stagione. Ecco, sappi che sto allattando un altro paragone abbastanza interessante, te lo faccio appena posso. Recupero del pallone di Mirone dopo la persa di Nepi. Ne arriva poi un fischio arbitrale a fermare le operazioni e quindi rimessa in zona offensiva con Leonardon, che dà indicazioni ai suoi compagni di squadra e poi prova ad uscire dai blocchi per ricevere proprio la stessa, che invece va tra le mani di Nasello, che sfida Coviello. L'azione di rimbalzo viene conclusa dall'ottimo Gianmarco Olleia, il nativo di Terracina. Riporta in avanti la Virtus, 36-35, bellissimo pallone di Merletto, che riesce a vedere non so come in mezzo al traffico Riccardo Cattapan. 37-36, punteggio sparigliato, squadre che si prendono a schiaffi da qualche possesso e continuano con Mirone che fronteggia Cattapan e poi ne esce con un bellissimo gancio che riporta ancora in avanti la sovrana. Mancano 6 minuti alla fine del terzo quarto, ancora Merletto, ancora a tentare di riportare in testa la Almag. Smorto trova nell'angolo di Bonaventura che smista subito per Merletto, che non chiude il palleggio, salvo poi andare a scartare l'avversario e poi prendere un fantoziano palo. A occhio ha risuonato la sirena al Palaruffini, sostanzialmente tre quarti del pubblico è diventato sordo. 5 minuti, 39 secondi alla fine di questo terzo quarto. Pallone per la sovrana, che è in vantaggio di una lunghezza e ha l'occasione di aumentare, ecco, il parziale. Nepi, sempre con questo piccolo trotto abbastanza tipico del numero 14, porta sul pallone e poi è Simone Leonardon, colui che si incarica del tiro. Va tra l'altro anche a subire un fallo. Ci sono tre tiri liberi, chiara l'indicazione arbitrale. E allora l'ex giocatore di Arezzo, tiratore dall'83% in stagione da quella distanza, va però a sbagliare la prima conclusione. Siamo in attesa della seconda e ovviamente della terza. Va dentro accarezzando la retina la conclusione dell'uomo che è estremamente stimato da coach Panza. L'ultima però non va a segno. 1 su 3 di Bonaventura in attacco. Aspetta Smorto, lo serve adesso, si mette in visione Merletto. Smorto vuole giocarsela insieme a Cattapan e al suo blocco. Servito ancora il numero 18, trovato dall'altra parte Coviello. Tiro sbagliato, rimbalzo di un ottimo Giorgio di Bonaventura, estremamente presente in questo momento della gara. Ancora Merletto, eccolo qua Giorgio di Bonaventura che apre il fuoco, sbaglia il rimbalzo di Coviello e riesce il reparto esterni della Almag a riportare in parità il risultato. 39 pari al Palaruffini. Leonardon trova Mirone, gira il pallone, siamo dall'altra parte già con Nepi che schiaccia adesso la sfera per Nasello, che ottimamente ribalta per il suo compagno. Lei ha azioni piuttosto convulse. Ci saranno due tiri liberi però, da capire chi li dovrà scoccare. Molto probabilmente Gabriele Mirone, l'ex giocatore di Gaeta, ha evidentemente subito un fallo che potrebbe essere stato speso da Cattapan. Difficile capire dalla nostra postazione. L'azione era estremamente convulsa e quindi chance di sorpasso che almeno in questo momento non si vanno a concretizzare per Siena, che ha però un'altra occasione. Solo rete per Gabriele Mirone. E allora il centro
Lì si riporta davanti alla sua squadra, mentre entrano in campo Allen Aguilan e Leone Gioria, chiamati evidentemente a dare un po' più di energia a questa PMS che non ha iniziato nel migliore dei modi il secondo tempo. È inutile negarselo. Pick and roll che vede coinvolti Smorto e Gioria. Gioria che adesso chiama il pallone, glielo dà Coviello, e l'ufficio del Leone va a trovare ottimamente Allen Agbogan. Virata di Allen, tiro di Agbogan sbagliato e rimbalzo che alla fine premia lo sforzo dei giocatori della PMS, che adesso manovra con Coviello. Ancora Leone Gioria a reclamare il pallone, ancora la difesa di Siena che tiene 2 secondi, deve inventare Leone Gioria. Leone Gioria ha il 178% in carriera da quella situazione. Pazzesco canestro, zingarata se ce n'è una di Leone Gioria con 1 secondo da giocare. Superba giocata il numero 8. 41-40, Siena sbaglia il suo tiro dall'angolo con Gianmarco Leia. E allora altra occasione per la PMS con Allen Agbogan, sportellate durante la penetrazione, però non è valido il canestro, infrazione di passi dell'ex giocatore della 0-1 Moncalieri. Gli arbitri sono stati evidentemente inflessibili e allora Siena ha ancora la chance di rispondere all'avversario con Nepi che prova a penetrare, difende bene Smorto, il pallone è perso, ritrovato, riperso e ritrovato e va poi in fondo al ferro con in fondo al secchiello, per meglio dire, da capire se verrà convalidato, molto probabilmente molto bene. Ci potrebbe essere un'azione, è ovviamente una rimessa. Giocatori che erano rimasti tutti nella stessa zona, era difficile capire cosa stesse succedendo. Rimessa che verrà effettuata da Capitan Bianchi. Trovato Nepi, Piccherolo che vede coinvolto lui e Mirone. Si sceglie Nasello, consegnato per Bianchi, prende un colpo in faccia a Leone Gioria che però continua a difendere. 4 secondi, deve inventare Siena con Nasello da 3 punti, rimbalzo al volo di Coviello che a momenti combina un pasticcio ma è lesto Cattapan a vedersi sfilare alla sua sinistra il pallone. Ancora Smorto che serve, Cattapan che prova a volare, non ci riesce, è arrivato il fallo terminale di Nasello, avrebbe forse meritato miglior sorte il numero 18. Mancano 2 minuti e 44 alla fine del terzo quarto, un terzo quarto che ha visto iniziare in maniera orripilante la Almag PMS Moncalieri, che poi però ha iniziato a ribattere colpo su colpo a un avversario che evidentemente aveva preso anche un po' di fiducia, e adesso ci sono 2 conclusioni dalla lunetta per Riccardo Cattapan, tiratore dal 63% in stagione, che va a sbagliare la prima conclusione, ce ne sarà però un'altra. Il nativo di Alba la spedisce a segno e allora più 2, 42-40. Bonelli trova Nepi, Smorto lo insegue, Nepi perde il pallone e Smorto glielo recupera proprio in faccia e lo porta su. Nepi non ci sta, ne nasce poi un'altra apertura, anche in questo caso troppo azzardata, nell'angolo all'indirizzo di Leone Gioria questa volta. Coviello chiede spiegazioni in maniera estremamente civile. Sguardi che non si incrociano, PMS che è chiamata a trovare un po' più di concentrazione in questa fase della partita e non solo. Imbro aspetta che esca dai blocchi bianchi e lo serve. Il capitano protesta perché nessuno dei suoi compagni si muove a dovere e poi prova a mettersi proprio. Si trova davanti Riccardo Cattapan, se ne frega, gli tira in faccia, il tiro è sbagliato. Continua però l'azione, ne nasce un'altra conclusione di Mirone che viene anche in questo caso sbagliata. Il rimbalzo è della PMS, arbitri che però evidentemente si prendono ancora qualche attimo per capire bene che cosa sia successo.
Il possesso sarà molto semplicemente della PMS, PMS che manda in campo Franz Conti a rilevare un Riccardo Cartapan forse un po' stanco, almeno da quello che si può capire dalle sue espressioni facciali in questo momento. Smorto trova Arbogan, il lato ribaltato per Coviello, che poi vede il taglio di Leone Gioria, bravissimo, senza palla, ad andare a trafiggere la difesa di Siena. Ancora Bianchi, che prova col palleggio a sbarazzarsi di Coviello, non ci riesce, prova ad appoggiarsi anche al tabellone. Sfortunatissimo in questo caso il rimbalzo di Franz Conti e Smorto, ancora Smorto a portare su il pallone. Evidentemente i due falli di Coviello non convincono Panza a impiegare troppo il suo playmaker. Va a canestro, almeno prova a farlo, Leone Gioria. Chiama il fallo, gli arbitri non gli vengono incontro, ci sono 10 secondi però per scoccare il tiro per la PMS, che dovrà essere evidentemente brava a farlo più in fretta del dovuto. Sono 5 adesso quei secondi, tira l'Enagbogan, il rimbalzo al volo di Conti è sbagliato e però ancora modo ecco di correggere il risultato Franz. E allora 46-40, punteggio lievissimamente raddrizzato e due possessi pieni di distanza tra le due formazioni. Siena però avrà modo di ricucire dalla lunetta, due liberi che verranno scoccati da Gerlando Imbrò, fratello ovviamente di Matteo, come abbiamo avuto modo di raccontarvi molto molto brevemente poco prima. Matteo, ottima promessa del basket italiano, oro anche agli europei under 20 tra l'altro. Il fratello sbaglia in questo momento il secondo libero dopo aver mandato a bersaglio invece il primo, e quando mancano 45 secondi la Almag tenta di aumentare le distanze. Smorto si fa aiutare dal blocco di Conti e serve nell'angolo Arbogan, che ha un'idea meravigliosa, non si concretizza però perché ancora regge benissimo la difesa della sovrana, in particolare nella persona di Lorenzo Bruno, ottimo in uscita dalla panchina devo dire, e arriva in ritmo con la mia considerazione il bel canestro del nativo di Massa. E allora 46-43, ultimo possesso di questo terzo quarto. Riccardo Coviello schiaccia il pallone per Leone Gioria, la sua posizione preferita, lì fa sempre qualcosa di utile barra di pericoloso se ci mettiamo ecco nei panni della squadra avversaria di turno. Intanto giro di cambi, Panza manda dentro Maurizio Tassone a rilevare un Allen Agbogan molto voglioso di recuperare dopo qualche uscita magari non proprio del livello a cui Allen ci ha abituati da inizio stagione, però tante penetrazioni di Tassone che trova Coviello, il tiro di Riccardo Coviello che fa un pugnetto che si è visto molto spesso dall'altra parte dell'oceano, mi pare lo facesse uno in giallo-viola. Un giallo-viola a te non caro, ricordiamo che il buon Kobe a te non faceva impazzire. Grande chiusura di quarto della Almag, che con un 7-2 si riporta avanti dopo che aveva perso un po' la testa del match e la testa forse proprio all'interno del match. Adesso il punteggio non è altissimo, quindi diciamo che ogni punto portato a casa è un piccolo passo, anzi quasi un grande passo verso il successo. ...48-43... più 5 per la PMS. PMS che ha avuto modo di rispondere sul finire del terzo quarto a una Siena che si era fatta sotto in maniera estremamente pericolosa, andando addirittura in vantaggio. Il match comunque è ancora molto molto lungo, può succedere di tutto, e allora la maledizione barra benedizione del Palaruffini sembra verificarsi anche questa sera, perché anche questa sera i ragazzi di Panza dovranno sudare fino al fondo
fino in fondo, per meglio dire. Se vogliono trovare punti, intanto le squadre rientrano in campo. Vedo in campo il buon Ferdinando Nasello, lui che ha speso 3 falli oltre all'aver segnato fino in questo momento 7 punti, insieme a Bonelli, Bruno, Nepi e Bianchi. Costituisce il quintetto scelto da coach Braccagni. Dall'altra parte risponde Panza con Coviello, Gioria, Tassone in possesso della sfera in questo momento, Merletto e Conti. Eccolo qua Merletto, gli si fa incontro il capitano che blocca, riceve Oca Franz che riesce ad appoggiarsi al tabellone molto saggiamente e porta in avanti i piemontesi di 7 punti. Nepi si fa aiutare da Bruno, si ribalta poi il lato, ecco qua Bianchi, si fa incontro Coviello, gira il pallone, Bonelli lo scaccia per terra per Nasello, su di lui Gioria, si gira adesso Nasello, toglie la sedia al Leone, lo fa andare per terra, recupera, rimbalza, va dietro la schiena, cosa fa Leone Gioria, cosa fa? Franz Conti intanto in possesso della sfera, chissà cosa fa, se prova a penetrare o fa partire il passaggio al laser, fa partire un passaggio corto per Coviello che va a subire il fallo. Cose non banali, mai banali della PMS, anche in questo inizio di quarto, non è ancora passato un minuto. Riccardo Coviello intanto chiamato a farsi valere, ecco, dalla lunetta. Coviello che giocò malissimo l'andata di questo match, ha giocato molto male anche contro San Miniato nell'ultima partita in casa, ha giocato sostanzialmente una settimana fa, ha fatto molto bene a Domodossola, per lui 18 di valutazione e sta facendo direi piuttosto bene anche questa sera. Nepi va a servire Bianchi, chiama il pallone Bruno dentro, si sceglie invece Bonelli, eccolo qua Bruno che blocca, Bonelli ha spazio per il tiro, lo scocca, secondo ferro, rimbalzo di Coviello che scatta già dall'altra parte, alto ritmo, altro tiro intanto di Coviello che viene sbagliato, aveva scoccato il tiro praticamente da Ostia, località a lui piuttosto conosciuta. Bruno prova a rollare, lo fa benissimo, elemento estremamente interessante Bruno, estremamente, veramente questa sera ha fatto cose egregie e Siena è ancora lì pienamente in partita anche per merito suo. Gioria 8 secondi per tirare, altro numero in palleggio di Leone Gioria, ha trovato benissimo Conti, i due veterani che fanno cose che noi umani non possiamo cogliere, Filippo. E sono i due giocatori di maggiore esperienza, di maggiore spessore e caratura tecnica, se vogliamo, del gruppo giallo-blu, che Panza è ben felice di poter schierare nei momenti decisivi del match. Mamma mia, mamma mia! Ed eccolo qua, Leone Gioria a scherzare sia con noi sia con gli spazzoloni, se la ride, se ne va, come dire, molto soddisfatto di quello che ci ha fatto vedere. Passaggio adesso di spalla di Tassone, cosa sta succedendo? Ci si vedono delle cose Frizzi in campo, Frizzi e Lazzi e Cacchini anche, come dicevano due che sapevano fare questo mestiere, che sanno fare questo mestiere parecchio meglio di entrambi. Franz Conti prova ad andare via dalla marcatura di Mirone che però tiene, si ricomincia da Coviello, si va sotto le gambe, rimonta però alla difesa di Siena che ruba la sfera alla PMS, evidentemente troppo leziosa. Lenardon penetra, schiaccia il pallone per Mirone, ne nasce un tiro da 3 di Bonelli che è sbagliato, fischio arbitrale, applaudono i ragazzi approdati qui dalla Toscana. Evidentemente è stato speso un fallo dalla difesa della PMS, non dovrebbero esserci tiri liberi. E così, perché arriva Simone Lenardon proprio dalle nostre parti per effettuare la rimessa. 7 minuti 28 secondi alla fine, 14 ovviamente i secondi per tirare come da regolamento. Nasello consegna il pallone proprio a Lenardon, altro blocco di Mirone, altro tiro di Lenardon, errore
Mamma mia come ha volato Tassone, ed evidentemente quei libri pesavano su quelle spalle, perché ha fatto veramente un balzo che non gli abbiamo mai visto effettuare da inizio stagione. Ecco Merletto che restituisce il pallone a Tassone, si fa aiutare da Franz Conti, va a trovare Merletto, vorticoso il ritmo dell'attacco della PMS, adesso è Franz Conti che trova il taglio di Riccardo Coviello, se ho visto bene. Mamma mia, anzi no, era Maurizio Tassone, Riccardo Coviello in questo momento sta riposando, ma alti ritmi, troppo alti anche per le nostre corde vocali. Time out in campo, avremo bisogno di un time out anche noi, soprattutto le tue corde vocali, buon Jacopo. Adesso saranno due tiri liberi che potrebbero permettere alla Almac di allungare in doppia cifra il vantaggio. Cosa che non era probabilmente ancora successa in questa partita, dove il massimo vantaggio era probabilmente arrivato fino a 9 lunghezze soltanto. Almag sul più 9, hai tempo per quel paragone di prima di Merletto? Perché sì. È fino ad ora che ci penso. Allora, giocatore piccolo, molto, come dire, corazzato, molto potente nonostante le dimensioni, capace anche di sapersi molto ben districare in azioni spalle a canestro. Andre Miller, The Professor, bravo, mi sei piaciuto, anche se rispetto a The Professor è miglior tiratore il nostro Merletto, seppur la distanza più vicina rispetto a quella NBA, però dall'arco la butta di più il nostro numero 12, E c'è un po' di panza in meno, soprattutto il professor verso il finale della carriera si presentava in campo in situazioni irrivedibili, però non si poteva non citare evidentemente. Sappiamo che noi, come dire, abbiamo condire le nostre tre cronache anche con i nostri Beniamini dall'altra parte della pozza. Va intanto in fondo al secchiello il primo libero di Maurizio Tassone. Vediamo cosa ne sarà del secondo. Tassone è tra l'altro il miglior tiratore di liberi della squadra, per lui percentuale ovviamente oltre il 90%, e arriva la gufata del telecronista, colpa mia, my bad. Intanto Siena in attacco con Bonelli, ancora lui a incespicare, serve poi Lenardon che ha difficoltà ad uscire dalla difesa della PMS che è salita decisamente di giri. Ricezione profonda di Mirone che sbaglia, però da distanza ravvicinata prende una zuccata clamorosa. Kaspar Trajer dall'altra parte, Franz Conti riesce a svitarsi benissimo sotto il canestro avversario. Almag a più 12, Siena chiamata a combinare qualcosa di veramente veramente utile direi in questo esatto momento. Per non far scappare l'avversario, va per terra Kaspar Trajer, va per terra anche Maurizio Tassone. Le hustle plays si vedono, come dire, sempre più frequentemente in queste ultime occasioni. Però è arrivato no. Di nuovo lui, il freccione maledetto, che questa volta va a premiare Siena. Non, come dire, non fraintendeteci, è perfettamente irrilevante chi vada a premiare quest'orrida regola, è orrida e basta, e andate a seguire la nostra pagina Facebook a cui vi ha indirizzato il buon Filippo Arduino qualche attimo fa. Bianchi aspetta che esca dai blocchi Bonelli e lo serve adesso, ribaltato al lato per Lenardon, bellissimo taglio di Bianchi, bellissima palla per Gabriele Mirone. Quando Siena riesce a far toccare la sfera a tutti i suoi componenti, o almeno alla maggior parte di essi, ne nasce sempre qualcosa di ottimo per Braccagni. Arriva intanto il fischio arbitrale a punire l'intervento di Lenardon. E rimessa quindi per la PMS, 15 i secondi a disposizione per il tiro, che palla di Franz Conti proprio per Merletto che ha difficoltà di ricezione, e Siena però ha a sua volta difficoltà nel controllo del pallone, riesce poi ad organizzasi e a portarlo su con Lenardon, scarta senza mezzi termini Franz Conti, tiro da tre punti intanto di Federico Bianchi che rispedisce a meno 7 la Virtus.
che a poco più di 5 minuti dalla fine è ancora dentro questo match. Maurizio Tassone gioca il pick and roll con Franz Conti. Attenzione, arriva l'infrazione di passi. Applaude comunque Leone Gioria per tentare di rincuorare il suo compagno. Almag che non deve ricadere nell'errore di cui l'abbiamo vista appunto macchiarsi troppe volte in questa stagione, ovvero addormentarsi proprio sul più bello. Lenardon, dopo un cambio è finito su di lui Franz Conti, che tiene meravigliosamente. Franz Conti, servito poi Bianchi in emergenza, tiene anche su di lui molto bene Leone Gioria. Forse ci stava un fischio di passi, niente da fare, errore al tiro di Mirone, avrebbe meritato il recupero del pallone della PMS, ma la tibia di Franz Conti ha spedito la sfera sul fondo. Peccato, grandissima difesa dei gialloblu, grandissimo Leone, ottimo anche l'aiuto di Tassone, bene Treier sotto, peccato la sfortuna, ha giocato un ruolo fondamentale in questa giocata. Non per sfortuna ma per bravura arriva questo canestro di Federico Bianchi. Sì, spoiler, Bianchi piace ai due in cronaca, piace come? Dal punto di vista cestistico ovviamente. Servito dentro Franz Conti, prova ad andare via con il suo repertorio di movimenti a Mirone, si va poi da Merletto, 4 secondi per tirare, Merletto colpisce il secondo ferro, il rimbalzo è di Mirone, altra chance per Siena per ricucire. PMS ferma a quota 57 da troppo tempo, e allora Lenardon e compagni hanno un'occasione d'oro. Eccolo qua il numero 11 che chiude il palleggio, va a trovare con lo schiacciato a terra Nasello, prova ad uscire dalla marcatura della PMS, ce la fa, il tiro è sbagliato, riparte dei gialloblu, Merletto di fronte a sé, si ritrova Bonelli, va a schiacciare per terra il pallone per Franz, si muove molto bene Leone Gioria, le spazzature però forse non erano ottimali in partenza. Fischio arbitrale che dovrebbe aver restituito il pallone alla PMS. Franz Conti condisce questo pallone perso con 5 lettere che non possiamo ripetervi. Gli arbitri chiamano un time out, evidentemente i due allenatori in questo momento così importante, così teso della partita, a 3 minuti e 43 secondi ecco dalla fine, hanno bisogno ecco di confrontarsi con i propri ragazzi, hanno bisogno di andare a selezionare da quelli che sono i loro appunti, i loro taccuini alla Popovic, quelli che sono i giochi migliori, le pillole più succulente ecco da somministrare all'avversario in questo finale di gara. Abbiamo anche un assistente, l'assistente Squarcina, molto molto concentrato in questo momento. Arbitri che vanno adesso a richiamare i protagonisti di questo match in campo. Lo ripetiamo, 5 soli punti di svantaggio per Siena. Situazione falli che sarà anche interessante, ne ha speso solo uno Moncalieri fino adesso in questo quarto, 4 invece quelli della Sovrana. Potrebbe essere una situazione decisiva in vista degli ultimi frangenti di gara. Va dietro la schiena Bonelli per uscire dalla pressione di Merletto, e adesso Simone Lenardon in possesso del pallone, servito Nasello, arriva Franz Conti su di lui, deve arrangiarsi quindi smorto contro Mirone, differenza fisica totale, si sceglie invece la penetrazione di Bonelli, prova ad opporsi Daniele Merletto che ha anche un gesto di stizza per non aver visto premiato il suo sforzo. Canestro di Siena, adesso tornata a meno 3 e partita destinata evidentemente a fare i fuochi d'artificio in questo finale. Servito dall'angolo Leone Gioria che si alza, e che te lo dico a fa, triplone di Leone Gioria. Almag che ritorna
due possessi pieni di distanza, ma statene certi, la Virtus non mollerà. Nasello, ancora Franz Conti su di lui, che lo insegue, difende a due mani e forza l'errore del giocatore con la maglia numero 15, ex Mens Sana Siena, rimessa offensiva, difensiva, perdonatemi, per la PMS, che porta su adesso l'arancia con Merletto. Trovato Riccardo Coviello, eccolo Leone Giore dal suo ufficio, passaggio a una mano, non si intendono Leone Gioria e Antonio Fabrizio Smorto. I due adesso si spiegano, si abbracciano anche, e d'altronde sono anche questi i segnali che ti fanno capire che razza di squadra, che razza di gruppo sia la PMS in questa sua edizione 2016-2017. Bianchi ha di fronte a sé Gioria, prova ad arrangiarsi il Leone, fischio arbitrale che va a punire l'infrazione di passi commessa probabilmente in situazione di virata da Federico Bianchi, l'ex giocatore di Domodossola, che evidentemente ha molto a cuore le sorti della Virtus, essendo anche cresciuto nelle giovanili di questa formazione, commette questo errore, prova a commettere, ecco, una schiacciata, comunque un'azione pericolosa. Franz Conti, la difesa di Siena regge, il pallone è perso, Franz sta ancora protestando, smette però in questo frangente, d'altronde c'è anche bisogno della sua concentrazione in questo finale. Eccola qua la concentrazione del capitano, che recupera il pallone per una volta in ritmo con quelle che sono le mie parole. Almag a 1.45 dal termine, avanti di 6 con Merletto, pick and roll tra lui e Franz Conti, servito invece fuori dall'arco, Riccardo Coviello dentro e fuori, vola rimbalzo Leone Gioria, palla persa e ancora chance per la sovrana, che non vuole assolutamente andare al tappeto, servito in roll Ferdinando Nasello, arriva l'intervento punitivo direi di Franz Conti, è calata la mannaia bresciana sul numero 15. Ci saranno evidentemente due tiri liberi, coach Panza segue molto molto concentrato le operazioni e Nasello è evidentemente chiamato nonostante la relativa percentuale da quella distanza, 53% per lui, a riportare sotto il più possibile la sua formazione. Per quanto concerne il primo libero, missione compiuta, stiamo aspettando il secondo. Anche in questo caso riesce Nasello a fare il suo dovere. Meno 4, Smorto a gestire. Serve Merletto, vediamo cosa sceglie di fare Siena, se commettere fallo oppure no. Ricordiamo che ne ha sempre 4. Ancora Merletto in possesso del pallone, prova a liberarsi Smorto, non riesce a dargliela a Merletto, la dà a Leone Giore dall'angolo, però ancora una volta, proprio come Riccardo Coviello nel corso del primo tempo, il giocatore della PMS va a pestare la linea laterale. E allora 1 minuto e 09 dal termine, manda dentro Alessandro Nepi, coach Braccagni, scelta abbastanza interessante perché colui che è stato scelto per il cambio è Simone Lenardon, anzi no, non è lui, perdonatemi, lui è in campo, evidentemente la soluzione è stata cambiata in corsa. Eccolo qua Nasello, serve proprio Lenardon, rimane Franz Conti su di lui, è una scelta evidentemente di Panza, si va nell'angolo per il tiro da tre di Mirone, non la scelta ottimale, attenzione però perché è andato per terra proprio Simone Lenardon, colui che avevamo erroneamente, ecco, spedito in panchina laddove era stato scelto Bianchi, se non erro, al posto suo. Si rialza il numero 11, eccolo qua il 5 con coach Panza, abbiamo detto, i due si stimano moltissimo, ed eccolo qua che questa volta sì, è costretto ad andare fuori il Lenardon, perché quella botta in faccia fa davvero male e arriva il buon vecchio Ghiaccio a tentare di riparare il tutto. 49 secondi, 12 centesimi,
e Almagin, possesso della sfera, deve uscire dalla pressione, lo fa con Smorto e Merletto, proprio il nostro tra virgolette Andre Miller va in penetrazione, trova nell'angolo Smorto che prova a sua volta ad andare dentro. Buonissima posizione, o almeno questa è l'opinione degli arbitri, di Gabriele Mirone. Provvidenziale l'ex giocatore di Orvieto a farsi trovare sulla linea di penetrazione. 34 secondi, 39 centesimi, Almag ha più 4. Si può fare per Siena? Si può fare per Siena, e come abbiamo visto più volte la PMS ci fa vivere un finale thrilling del match. Buono il parziale dei ragazzi toscani. Adesso vediamo cosa escogiterà coach Panza per riuscire a evitare il ritorno prepotente della Virtus e portare a casa questa vittoria, che significherebbe secondo posto sicuro almeno fino al termine della stagione. Intanto stavo guardando i parziali per quelli che sono i marcatori di questa partita. Al comando sempre Leone Gioria, quota 14 per lui, è stato già il top scorer nella partita giocata in settimana contro Domodossola. Se non erro erano state 16, ecco, i suoi punti, e così inseguono a quota 11 Bianchi e Coviello, a quota 10 invece Daniele Merletto e Franz Conti. Merletto e Conti insieme a Coviello, proprio Gioria e Smorto vanno a comporre il quintetto scelto da Panza. Va per terra intanto Bonelli, riceve Lenardon, tornato in campo, va al tiro da tre Lenardon, fischio arbitrale, fallo e tre tiri liberi per Lenardon. Seconda azione del genere della serata che vede coinvolto sempre lui, sempre Simone Lenardon, ed evidentemente questa faina cresciuta nel vivaio della mensa Sana Siena è particolarmente brava, ecco, ad uscire vincitrice da queste situazioni. Per adesso 2-2, siamo in attesa del terzo libero. Anch'esso va a segno, meno 1 per Siena, 29 secondi, è eterna, non è lunga, è eterna, e prova a rubare il pallone. Bianchi c'era riuscito per un secondo, però nel farlo aveva necessariamente dovuto toccare il fondo del campo con un piede. Possesso che quindi rimane alla Almag, ancora 25 secondi, vediamo le facce molto concentrate, molto tese, è una situazione difficile, l'avversario è in fiducia e la Almag è necessariamente obbligata a mantenere i nervi saldi. Lo ricordiamo, questa è l'ultima partita di una serie di tre giocate nell'ultima settimana, quindi c'è anche un discorso di stanchezza non solo fisica ma anche mentale da tenere estremamente estremamente presente, e quindi ancora una volta possiamo confermare a questo punto questo dato. La regola, ecco, chiamiamola così, del Pallaruffini viene rispettata. Partita tesa, frizzante, lottata, selvaggia, bellissima fino alla fine. Rientrano adesso i ragazzi di Breccagni, Lenardon, Mirone, Nasello, Bonelli e Capitan Bianchi. Rispondono Merletto, Coviello, Smorto, Conti e Gioria, gli stessi scelti prima. Un Leone Gioria che approccia col sorriso questo possesso che è semplicemente fondamentale. Vediamo cosa succede, prova a liberarsi di Smorto, è una finta perché la ricezione è per Daniele Merletto, sceglie di non spendere almeno subito il fallo Siena. Bonelli rimane lì a contatto e Merletto prova via via a fare lo slalom, non attacca la PMS se non forse adesso. Leone Gioria ha 4 secondi per tirare, dovrà farlo. Leone Gioria va dentro! Leone Gioria più 3 per la PMS,
Quant'era quella percentuale? 178%. È aumentata a 180% con questo canestro la percentuale di Leone Giorgia in questi momenti caldissimi del match. Canestro fondamentale, oltre che meraviglioso, con 6 secondi e 72 sul cronometro, più 3 Alma, che adesso time out immediato per la Virtus. E c'è da scommetterci che Leone ci teneva in maniera particolare a incidere in un finale di gara, laddove lo abbiamo visto molte volte coinvolto dalla lunetta, dove ricordo ecco qualche errore un po' come dire inaspettato da parte sua, in particolare contro Cecina, se non vado errato. Fatto sta che stiamo sempre parlando di quello che per la categoria è sostanzialmente un campionissimo. Non è finita però intanto, perché ci sono ancora 6 secondi e 72 di speranze per la Virtus Siena, che non a caso è la prima a fare il suo ingresso sul parquet. Partita che forse sta per mandare in scena il suo ultimo possesso. Vediamo cosa succede. Bianchi vorrebbe Bonelli, si sceglie invece Lenardon, passa il cronometro, tira Lenardon da casa sua, e una spingardata sostanzialmente senza senso che finisce sul fondo. Un secondo, 57 centesimi, Panza cosa decide di fare? Qualcosa da Panza, o meglio da Popovic, o meglio da grande allenatore. Si allena anche l'ultimo minuto e 57, che coach. Abbiamo perso gli aggettivi, noi siamo cestisticamente innamorati di coach Panza da tempo ormai, quindi dichiarati proprio. Che dire, un'altra impresa, un'altra vittoria casalinga della Almag, che sta viaggiando ad un ritmo che non era pronosticabile all'inizio stagione. Vederli allenarsi tutte le settimane è qualcosa veramente da che bisognerebbe registrare e riproporre alle scuole di pallacanestro di tutta Italia. Sottolineato 10 volte con la matita rossa d'ordinanza, eccolo qua Leone Giorgia, man of the match direi assolutamente. Rimette il pallone, lo recupera Merletto, lo mantiene, finisce la partita che anche questa volta dice che la vittoria è l'Almag PMS Moncalieri, con il punteggio di 62 a 59. Abbiamo già detto di quanto veramente sia incredibile questo gruppo, e pensate che il meglio deve ancora venire sulle immagini delle due squadre che si salutano. Da parte di Jacopo Bertone, Filippo Arduino, un augurio di buona serata e grazie per aver scelto le nostre voci. Noi ci risaltiamo dopo l'intervallo, anzi alla prossima partita direi, perché ci piace vivere la settimana come un lungo intervallo, mettiamola così.